Dopo 8 anni sono tornata in Sud America, questo grazie a un progetto di volontariato che mi ha portata nella città di Guarapuava, che si trova nella regione del Paraná, al sud del Brasile. La cosa che più ho amato del Brasile è stata la natura che lo circonda. Abbiamo percorso tantissimi chilometri in macchina, circondati da un verde spettacolare. La mia avventura in Brasile ha inizio febbraio, con Sandra, che è la coordinatrice di Otrolar, l'associazione che ci ha ospitati e che si occupa di lavorare con gli indigeni. Poi c'è Stefano, il volontario che ha condiviso insieme a me questa bellissima esperienza, e Mariana. Mariana è stata la persona che si è occupata di portarci a ballare, di portarci a divertire, di sbagare un po' la testa. Ed è qui che tutto è iniziato, a Otrolar. Situato nella zona rurale della città di Guarapuava. Da qui abbiamo percorso diversi chilometri verso le diverse comunità indigene. Ocoí. Mongioligno. Una delle comunità che ho amato di più è stata la comunità di Mongioligno. Purtroppo però è successa una cosa che, se ci ripenso adesso, mi viene da ridere. Partiamo da quello che c'è in alto e da quella che c'è qua in basso. Purtroppo sono stata punta da un gruppo di vespe. Punture di vespe su tutto il corpo per Gabriela, ne è una sola, quindi non sto benissimo, lei è un po' meno. Mi dico qualcosa prima di addormentarti con le medicine. Ma per fortuna è finito tutto bene. Se no, non sarei qui a raccontarvi la mia esperienza. Rio d'Areia. Già uscito. Questo contatto con la natura in cui si ritrovano loro è molto speciale. Ci siamo, finalmente in aereo. Pronti per partire. Una volta tornati, abbiamo però sentito il bisogno di partire verso una delle destinazioni più famose del Brasile, Rio de Janeiro. Tutto un altro mondo. Rio per me è stata una discoteca a cielo aperto. Che però mi ha lasciata colpita quell'enorme divisione tra la parte ricca e la parte più povera, le famose favelas. Abbiamo visitato anche il Cristo Redentore, una statua così immensa che riesce a farti sentire così piccolo in confronto al resto. Un'altra cosa che ha reso indimenticabile questo viaggio sono state le amicizie che ho creato qui. Queste amicizie che mi hanno fatto sentire a casa, nonostante ci fossero tanti chilometri a dividere me e la mia casa a Milano. Pasta con per l'italiana. Pasta con che? Basta con pomodorito e tu. Inoltre, grazie a loro, ho preso coraggio e ho fatto due cose che ho sempre voluto fare. Un piercing al naso che mi ha fatto piangere e un tatuaggio sulla gamba con una tigre che ho disegnato io. Tutte queste cose insieme mi hanno permesso di vivere un'esperienza di volontariato bellissima e indimenticabile. Sono entrata in contatto con diverse realtà, con diverse persone, con diverse culture. E per me è stato meraviglioso.